e penso un merito di tutti, soprattutto della provincia a cui compete ovviamente la definizione e il completamento del nostro tanto agognato, studiato e desiderato istituto scolastico superiore. Parlagiano è circa 30 anni che attende una vera scuola. Io sono stato uno dei primi alunni del geometra di Parlagiano, prima di andare a scuola, perché mi sono reso conto che la fatica non faceva al mio caso. E quindi gli anni, avendo un po' di capelli bianchi oggi, ne sono davvero trascorsi anni. Io penso che in passato ci sia stata, seppure la volontà di qualcuno, penso di aver dovuto richiamare i consiglieri provinciali che vollero che la provincia, diciamo, iniziasse a pensare alla costruzione dell'Istituto Superiore a Parlagiano, che sono gli allora consiglieri provinciali Franco Schiavone e Sandrino Caputo. Furono loro, paragianesi, a far sì che si iniziasse a pensare alla costruzione di questo istituto. Sono trascorsi circa 30 anni e finalmente, dopo una serie di imprevisti, diciamo così, si è giunti di fatto al completamento dell'istituto scolastico. La provincia negli ultimi anni, bisogna darne atto, ha dato una svolta risolvendo tutte le questioni tecniche, burocratiche, amministrative che impedivano il completamento di questa scuola, e quindi si appresta, presumo, come ci confermerà l'assessore Carriero, nel mese di marzo-aprile, alla consegna dell'istituto alla scuola e al territorio. Questa scuola tanto attesa è certamente una risposta ai giovani studenti del nostro territorio, non solo, ma è anche un punto di riferimento formativo, culturale della città di Parlagiano. Lo so, sembra assurdo che nel 2010 un comune come Parlagiano, ormai conta 16.000 abitanti, con un'economia, perché in crisi, ma comunque abbastanza vitale, ha atteso tanto tempo per avere una scuola. Penso che sia una delle poche realtà a giungere così con grave ritardo alla inaugurazione di un istituto scolastico. Tuttavia, come dire, ce l'abbiamo fatta con tanto sacrificio, con tante battaglie, siamo riusciti però ad ottenere questo splendido risultato. Ora bisogna che questo risultato però sia valorizzato, e per questo si è voluto organizzare questa iniziativa, presumo anche altre iniziative a cui partecipino certamente gli iscritti e gli insegnanti, ma spero anche le famiglie, cioè bisogna trovare un sistema migliore affinché si giunga alle famiglie paragianesi per presentare la nuova scuola, il nostro. E questo è importante perché non vorremmo poi correre il rischio di avere una bella struttura, perché la nuova struttura è davvero bella, offre spazi più che sufficienti, è una scuola nuova e dignitosa, decorosa, e dopo aver vissuto tutti noi per anni e per decenni in appartamenti adibiti a scuola, penso che sia davvero una rivoluzione da questo punto di vista. Però non vorremmo, ad esempio, che l'anno scolastico 2011, il primo anno dell'utilizzazione di questo nuovo istituto, registri una mancanza, ad esempio, di iscritti, ma soprattutto di paragonesi. Ognuno è giusto che scelga la scuola, l'istituto verso cui si sente portato, ma laddove si scelgono le materie che noi offriamo, io penso che sia anche un dovere delle famiglie, dei cittadini di Parlagiano, dei giovani di Parlagiano, utilizzare e arricchire gli spazi, la struttura che oggi, o fra poco, la provincia metterà a disposizione del nostro territorio. Ospitando ovviamente. Ovviamente mi permetterete di ringraziare
Signor Presidente, per l'invito di questa sera, il signor Sindaco, che naturalmente è stato il nostro, diciamo così, portabandiera per gli 10 anni, sollecitato, stimolato, portato naturalmente avanti il vestito di questa importante città della nostra provincia, e due miei anche di custodi, Carmine Monteburgo e Luigi Vinto, che svolgono un ruolo fondamentale per la vostra cittadina, per i territori che rappresentano. Non lo dico perché mi trovo qui a Malagiano, io scherzando di che sono le vicine nel fianco, perché capisco la loro ansia, quella di esercitare al meglio il ruolo che li compete, anche perché sentono forte ogni giorno la responsabilità di rappresentare in pieno quelle che sono le istanze, quelle che sono le preoccupazioni, le ansie del territorio, che naturalmente aspetta di raggiungere risultati importanti come quello che presentiamo questa sera. Io inizierei con uno slogan, se va bene, perché il cappello del sindaco l'ho colto in una cosa che è molto importante. Non è che noi arriviamo all'obiettivo qui, cioè ci manca la materia prima. Quindi iniziamo così, diamo più forza allo sforzo. Così ci capiamo subito, perché noi, voglio dire, è stato difficilissimo. Io stasera vivo quei momenti terribili, no? Di quando c'era l'ansia di non farcela, di riprendere un cammino che era stato interrotto, di tanti anni in cui la gente aspettava, della legittima sfiducia che nutriva verso chi, affacciandosi a questo ruolo di amministrare, dicevo non mi preoccupare, vale che dice sì, tanto ce l'hanno detto tante volte. E noi capivamo che c'era ormai un punto quasi di rottura, perché ecco, una, diciamo così, un programma, una promessa reiterata per un certo numero di anni non si riusciva a materializzare. Oggi diciamo che siamo ormai sulla dirittura del primo, abbiamo superato difficoltà enormi nel rimettere in asse un percorso amministrativo che è stato abbastanza difficile, farraginoso, complicato, fino ad arrivare naturalmente al fallimento della ditta. Tenete conto che questo progetto esecutivo è stato approvato nel 2002, è un progetto che viene dagli anni 90, quindi 30 anni di cui parlava il sindaco ce li ha tutti. Io credo che un'opera pubblica che arriva 30 anni dopo non sia un buon risultato per la classe politica in generale. Noi da parte nostra, voglio dire, crediamo di aver ottemperato quello che era un dovere preciso di un amministratore, che era quello di garantire risposte certe ad una cittadinanza che aspettava da lungo tempo. Non abbiamo fatto un miracolo, abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere, che di questi tempi può essere anche un miracolo, ma non lo è. E allora noi ci dobbiamo mettere nella condizione oggi di saper valorizzare questo evento, non per mera propaganda, ma perché questa città deve vivere profondamente questo evento, non come momento soltanto così di celebrazione, ma come momento che bisogna coglierlo nella sua pienezza, come momento essenziale in quello che può essere il percorso formativo per tanti giovani, soprattutto nel momento in cui, preside Leopardo lo sa, crediamo fermamente che ormai da questi anni in poi ci sarà una certa riscoperta di ogni angolo, una nuova valorizzazione degli istituti professionali, e tra questi l'istituto per geometri, lo faccio anche perché sono geometri, quindi un po' di sponsorizzazione dal punto di vista così, oltre che formativo, culturale, abbiamo la necessità di valorizzare all'interno delle nostre famiglie questo indirizzo, per far sì che non solo la scuola qui a Palagiano e per i paesi limitrofi sia partecipata da un punto di vista della necessità, per dare anche una risposta alle necessità, alle scelte equilibrate a cui faceva riferimento il sindaco, anche le spese, e perché no, sono da tenere in considerazione, ma anche in funzione
funzione della prospettiva futura di creare occupazione, visto che l'occupazione, il lavoro sono i problemi dell'oggi e spero che non siano i problemi del domani. Cioè, ognuno di noi ci mette. Ringrazio innanzitutto il sindaco per aver voluto questa serata di incontro, il vicepresidente per la sua squisita disponibilità, nonostante fortemente impegnato, perché vestiva un ruolo particolarmente impegnativo come assessore ai lavori pubblici, oggi ulteriormente aggravato da ulteriori responsabilità, ma sempre disponibile, sempre pronto a offrire occasioni di incontro e di confronto. Ringrazio i consiglieri presenti, Monteburgo e Pitto, presenti non solo stasera ma costantemente presenti e quindi veramente presidio sul territorio per rappresentare la cittadinanza e le sue necessità. Il vicepresidente è stato troppo buono nei miei confronti e forse mi ha dato anche qualche merito che non ho, soprattutto riferendoci al nuovo istituto Sforzo, perché come sapete io sono qui solo da quest'anno e quindi bisogna riconoscere il lavoro di quanti mi hanno preceduto in tutti questi anni. Io ci avrò la fortuna di cogliere questa grande occasione dell'inaugurazione della nuova sede, ne sarò naturalmente molto onorato, ma sarò certamente la cosa condivisa con tutti quanti quelli che mi hanno preceduto e che hanno collaborato per la riuscita di questa opera. Sì, è vero, io ho un modo di approcciarmi che forse può sembrare particolare, diverso da quello che è consueto, non c'è bisogno in effetti di arrivare necessariamente al contrasto per ottenere qualcosa, soprattutto quando ci si immedesima nei ruoli, no? Siamo tutti qui per servire e quindi non ci dobbiamo attendere dall'altra parte un nemico, ma una persona pronta a mettersi a disposizione pur nei limiti delle possibilità che in quel momento mi sono date per rispondere alle esigenze. Credo che la comunità di Palagiano, i giovani di Palagiano, le famiglie, stanno per entrare in un'era particolarmente proficua per la crescita culturale e per la formazione. Vengono a trovarsi quasi al baricentro di un'offerta formativa della zona occidentale della provincia di Taranto, fortemente potenziata grazie al lavoro svolto dalla provincia in questi ultimi anni, che come vi ha detto già l'assessore ha trovato situazioni sì avviate ma anche bloccate e che ora invece giungono nei vari comuni a compimento. I ragazzi di Palagiano nei prossimi anni, a partire già dal prossimo anno scolastico, avranno l'opportunità di scegliere in base alla loro predisposizione verso in particolari tipi di studio, di scegliere la sede e l'istituto a loro più consono. Istituto che potrà offrire una collocazione certamente adeguata, sia sotto l'aspetto della ospitalità della sede, sia sotto l'aspetto della funzionalità della stessa. In tal senso, assessore, io sono diplomato geometra, come lei, sono diplomato nel 76, poi ho proseguito gli studi perché affascinato dalla didattica di un particolare docente che forse lei ha conosciuto, il dottor Alemanno. Quindi ho preso la strada degli studi agrari, quindi sono laureato in agrario, adesso sono abilitato agronomo, anche se poi la strada che ho seguito successivamente, bisogna avere fiducia negli studi tecnici e negli studi professionali. Io spero che questo avvenga, già si notano i primi segnali in tal senso e sono sicuro che su Palagiano la possibilità di occupare la nuova sede
con spazi adeguati dove gli strumenti tecnologici di cui già questo istituto dispone possono trovare spazi di utilizzo adeguati, certamente noi assisteremo a una crescita dei nostri alunni, certamente noi assisteremo a una maggiore interazione con il territorio. E questo non potrà che portare ad una crescita complessiva di tutta la comunità di Palagiano e dei dintorni. Pertanto io auguro al Vicepresidente e a tutta l'amministrazione provinciale che nulla si frapponga in questo breve percorso che vi distacca dal traguardo finale. Siete come dei corridori che si sono liberati di una zavorra, hanno preso una forte rincorsa, sono lì vicini al traguardo, ora devono stare attenti a non inciampare nel laccio della scarpa che si è sfilata. Io sono sicuro che la comunità di Palagiano vigilerà e che i nostri amministratori, sindaco, comune di Palagiano, Presidente, Vicepresidente, tutta la Giunta, la Provincia, metteranno a frutto tutta la loro forza affinché l'istituto sia consegnato e i ragazzi, i professori possano iniziare l'anno scolastico il 1° settembre nella nuova istituzione e che il Preside abbia l'onore di inaugurarla ancora prima, magari a giugno. Tutti voi. Io ringrazio tutte le componenti che hanno favorito questo appuntamento, si sono coordinate perché stasera si celebrasse non l'ennesima passerella di parole e di impegno, ma promesse fatte di fatte. Ma si puntasse decisamente a qualcosa di più. Non è un caso che in questi quasi anni, no? L'insegnamento nel nuovo consiglio provinciale, siano stati diversi incontri interistituzionale sul cantiere delle regioni della scuola forse. Proprio per un'esigenza intima, intrinseca a quella che è la mission, no? La missione che ciascun amministratore, sia esso amministrante il territorio comunale, ma anche quello più ampio, la dimensione provinciale, è la testimonianza, è un impegno tangibile. Tantissimo, occupato professionalmente oggi, ma una delle poche volte io in genere rinuncio raramente alla mia attività, però qui ci dovevo essere perché sono consigliere di questo territorio e soprattutto per l'Istituto Sforza devo dire che ho vissuto una parte, diciamo, di questo istituto dal momento in cui sono stato eletto e devo dire che appena eletto con Carmine una delle prime cose che lui veramente mi ha portato così a conoscere è stata appunto la realtà di questo istituto. Abbiamo fatto delle prime ispezioni, veramente un istituto che quindi ritengo che effettivamente la gente del posto, amministratori locali, dirigenti scolastici naturalmente, avevano tutte le perplessità che questo poteva andare a compimento. Però io la vedevo con gli occhi di chi viene da un paese vicino, dove
la provincia ha realizzato un istituto altrettanto importante che è il liceo scientifico Einstein, e che, badate bene, non nasce 20 anni fa come strutturazione, nasce 20 anni fa come idea progettuale. Ci sono stati anche lì dei consiglieri che si sono in passato naturalmente prodigati, però attenzione, la prima pietra non viene messa 20 anni fa, la prima pietra di quel liceo è stata messa naturalmente 3 anni fa, 3 anni fa. E in 3 anni l'amministrazione Florido e l'assessore Carrieri hanno portato dalla prima pietra alla inaugurazione già 2 anni fa. Cioè, però ho visto Sandrino Caputo che è qui e forse vale la pena, ecco, ascoltarlo due secondi. Prego Sandrino. È citato il consigliere provinciale che negli anni 80, penso, ora ci inizia i 90. 85. La dichiarazione fu fatta nel 1985. Ecco. Ci ricorda brevemente. No, è una serata per me felicissima, ecco, al di là di quello che avete detto precedentemente, è che questo istituto doveva nascere già a poco concorso, fu concluso nel 1994. E pertanto c'erano tutte le condizioni per realizzarlo. Poi, purtroppo, quando avete sollecitato la concordanza, diciamo la stessa veduta tra l'amministrazione provinciale e quella comunale, purtroppo questa appalagiata non si è verificata. Abbiamo avuto per tantissimi anni, non so se non voglio neanche addentrarmi nelle motivazioni, c'è stata questa non possibilità di dare esecuzione a una progettazione già fatta. Quindi questo è il dato di fatto. Adesso oggi per me è veramente una serata felice, perché finalmente vediamo il nostro territorio che ha a disposizione una struttura per la quale, diciamo, ha anelato per tantissimi anni. Grazie. Grazie a te.
Prego. Assessore, noi ci aspettiamo da lei. Non trascuri. No, potremmo sentire delle notizie un po' più recenti. Cioè gli alunni a scuola ci si chiedono continuamente, ci chiedono ogni giorno, quando? Cioè, quando ci daranno la scuola? Noi diciamo sempre, Carmine, lo so che l'ha detto prima, noi vogliamo sentire, per esempio, quando mettono gli infissi, quando sarà collaudato, quando, cioè un quando un po' più certo di una fra qualche mese, perché fra qualche mese lo diciamo sempre. Ragazzi, infatti non ho detto tra qualche mese, non c'è ferro, certo ferro non trova, trovo solo legno, però diciamo che ogni appalto ha sui tempi, voglio dire, contrattuali. La scadenza dell'appalto è il 31 marzo, quindi una data certa, poi voglio dire se qualche giorno piove, però non è che può piovere tutto il mese, contiamo ecco che nel mese di aprile, mettiamola così, le opere vengono ultimate completamente. A differenza di quanto è successo a Mottola, che avevamo problemi di linea per gli allacciamenti, la richiesta agli enti preposti per i diversi allacciamenti Enel, gas e quant'altro è stata già fatta, per cui presumibilmente fine della struttura, mettiamo aprile, tra allacciamenti con l'audio e quanto ce ne occorre, io credo che per il periodo che ha indicato il preside, cioè per giugno, noi siamo nella condizione di avere la completezza di tutte le cose e l'istituto può tranquillamente, diciamo così, partire, trasferirsi materialmente, perché credo che in quel periodo avremo completato anche tutti gli iter burocratici che generalmente si frappongono anche a livello cartaceo, ecco, mettiamola così, la completezza di tutte le cose nel mese di